fondamentalmente identica al modello dello scorso anno, ma aggiunge un sensore per il battito cardiaco. Xiaomi Mi Band 1S è infatti l'evoluzione del precedente modello e non un vero e proprio sostituto. Ha infatti praticamente gli stessi pregi, ma al tempo stesso anche gli stessi difetti, perché troviamo un cinturino in gomma che praticamente essendo identico al modello precedente, molto probabilmente vi si romperà durante i mesi di utilizzo, come è successo a praticamente tutti i clienti Mi Band dello scorso anno. Dunque comprare un nuovo cinturino sarà quasi obbligatorio, ma 5€, 6€ sono comunque una spesa alla portata di tutti. Mi Band 1S ha però dalla sua il vantaggio di mantenere tutte quelle caratteristiche positive che hanno fatto il successo della 1 tra il pubblico dei tecnofan o comunque da tutti coloro che frequentano internet e che quindi sono a conoscenza di questo prodotto. Xiaomi, non vendendo in Italia e non importando i prodotti direttamente, non è infatti conosciuto al di fuori della sfera web e per così dire della blogosfera, che poi alla fine sono i blog a diffondere questo tipo di prodotti e non certo i siti internet generalisti. Dunque, il prezzo è uno dei motivi per il quale si deve acquistare, o comunque si può acquistare, Mi Band 1S, perché con meno di 30 euro, considerando tasse, importazione e tutto, la si riesce a trovare senza grossi problemi. Basta attendere quei 10-15 giorni per la consegna dall'estero. E inoltre abbiamo quell'autonomia che ha fatto la forza del modello precedente e che praticamente vi farà andare avanti la Mi Band per circa un mese. Veniamo però al dunque, come funziona la Mi Band 1S, quali sono i vantaggi e perché prenderla magari al posto della precedente. Per prima cosa bisogna sottolineare il fatto che al momento attuale l'applicazione Mi Band, che è in grado di dialogare con il cardiofrequenzimetro, è in beta ed è solo in inglese e tra l'altro ha dei crash non proprio rari. L'applicazione invece è stabile. Funziona tranquillamente anche con la Mi Band 1S, ma non vi permetterà di interfacciarvi col lettore di battito cardiaco. L'applicazione è ben fatta, esattamente quella dello scorso anno, ha in più la possibilità di interfacciarsi non soltanto con la Mi Band, ma anche con i prodotti Xiaomi dedicati al fitness, come la bilancia, le scarpe ed altri accessori che magari via via Xiaomi andrà a commercializzare. Il lettore del battito cardiaco è a spot, ovvero funziona soltanto nel momento in cui lancerete la lettura del vostro polso. In questo modo passerà pochi secondi, avrete sul display le informazioni relative alla vostra frequenza cardiaca e capirete se state per morire oppure se potete continuare a correre. Viceversa, ha anche la funzionalità di lettura continua. Questa è attiva nella beta e attiva soltanto al momento in cui voi deciderete di lanciarla tramite la funzione run. E devo dire che funziona molto bene se salvassi i dati. Purtroppo, infatti, se durante la fase di funzionamento non ci sono problemi e tra l'altro l'applicazione non solo monitora il battito costantemente, vi dà le informazioni dirette, vi dà anche tutte le informazioni sul percorso, velocità, chilometri fatti e tutta un'altra serie di informazioni relative al percorso sulla mappa, quindi veramente fatto bene. Il problema è che quando voi stopperete questa lettura continua, avrete una finestra, una schermata di riepilogo, ma oltre quella non potrete andare perché l'applicazione crasherà. È un difetto che ho riscontrato su Android, magari su alcuni Android funziona meglio, però insomma in generale, essendo beta, bisogna prendere quel che passa il convento. Però le potenzialità sono alte, sono molte, funziona bene nella sua idea, nella sua realizzazione, quindi mi auguro e mi aspetto un bel miglioramento da parte di Xiaomi. D'altra parte, chi è stato possessore della Mi Band precedente sa perfettamente che non soltanto Xiaomi aggiorna frequentemente le sue applicazioni, aggiungendo anche funzionalità che neanche magari erano state pensate in fase di lancio, ma sa perfettamente che ci sono poi degli sviluppatori esterni che preparano degli APK modificati che vanno a interagire magari con funzionalità che il produttore non ha neanche intenzione di inserire. Vedi la possibilità di avvisare sulle notifiche di più o meno tutte le applicazioni e non limitata alle tre applicazioni che possiamo scegliere, ma sono soltanto tre che sono previste di fabbrica. Oltre
Oltre a questo, la Mi Band 1S è fondamentalmente il modello dell'anno prima, quindi l'olivetta è sempre quella, si inserisce nel cinturino, vi va a leggere i dati del sonno, vi monitora i passi, vi dà notifiche tramite vibrazione e quindi è un prodotto decisamente consigliabile e consigliato anche a chi l'aveva la precedente band. Tra l'altro, la nuova Mi Band 1S ha una scelta che a me non è piaciuta molto, ovvero i LED sono bianchi. Al momento non credo che ci siano applicativi, li ho cercati ma non li ho trovati, che permettano di modificare il colore dei LED e non sono sicuro che i LED siano realmente RGB. Di fatto al momento si accendono soltanto di bianco, sono sempre tre e sono sempre in grado di fornirvi le informazioni su lo stato di avanzamento verso l'obiettivo che vi siete prefissati, magari giornalmente inserendolo all'interno dell'applicazione. In definitiva, applicazione che poi vi permette anche di essere notificati sulle chiamate, vi dà un feed vibrazione dopo 2, 3, 5 secondi a seconda di come lo impostate, quindi è un prodotto che al polso è leggero, non si sente, è abbastanza discreto, non è bellissimo. In linea di massima avrei preferito una Mi Band 2 con un design un pochino più sottile, magari un pochino più larga, magari con le informazioni sull'ora che effettivamente ancora mi mancano, però per essere un modello tra virgolette di passaggio, comunque un'edizione S di un modello già di successo, ci può stare, va bene e ve lo consiglio. Maggiori informazioni, dettagli, foto, screenshot dell'applicazione, insomma tutte le varie informazioni che non vi ho dato per brevità in questo video le trovate nel link in descrizione di questa recensione. Un bel pollicione su per apprezzare questo video, iscrivetevi al canale, seguiteci su Facebook, fate quello che volete, l'importante è che rimaniate connessi. Un saluto a tutti, Niccolò da hdblog.it.